Siamo a Parma, all'Assemblea d'Anci, siamo con Salvatore Puglisi, sindaco di Lingua Glossa, provincia di Catania, una piccola realtà come più di 4.000 quelle che sono in Italia. Una fotografia della sua realtà. Buongiorno, grazie. Sì, Lingua Glossa è una piccola realtà in provincia di Catania che, come tantissime altre piccole realtà, soffre di quello che è il momento storico in cui viviamo. Questa ripresa post-Covid ci ha messo di fronte a una serie di problematiche che necessariamente dobbiamo risolvere tutti insieme. È chiaro che le criticità provengono ad esempio da una pianta organica molto scarna che negli anni ha visto molti pensionamenti e pochissime assunzioni. Questo chiaramente nel quotidiano di un'attività amministrativa crea parecchie difficoltà. Devo dire che in questa direzione le attività messe in campo dal ministro Brunetta, specialmente quelle di semplificazione, tra queste ad esempio i concorsi online, ci mettono in condizione per il prossimo anno di immaginare di rimpolpare la pianta organica facendo delle procedure finalmente snelle. Quindi la messa a terra di questi piani del PNRR la vede con ottimismo. Assolutamente sì, è la prima volta che c'è il problema inverso, finalmente non ci sono problemi di soldi perché i soldi ci sono, c'è la necessità di essere ben organizzati per spenderli e questo si fa specialmente nei comuni più piccoli se hai un organico collaborativo preparato professionalmente, pronto ad affrontare queste sfide con una progettazione, una programmazione attenta e puntuale. Allora in bocca al lupo e grazie. Grazie a voi. Parliamo ancora di piccoli comuni, siamo con Renato Finocchiaro, consigliere comunale del comune di Sant'Alfio, in provincia di Catania, mi sembra con meno di 5.000 abitanti. La vostra realtà, come vive la digitalizzazione dei concorsi, ad esempio, è un aiuto? Allora, innanzitutto è doveroso un ringraziamento a tutta l'organizzazione e allo staff dell'ANCI per questa 3 giorni, importantissima perché ha dato delle enormi opportunità di conoscere delle realtà alternative ai comuni, soprattutto ai comuni piccoli, perché soffrono di quella che è la carenza della formazione del personale, la carenza della digitalizzazione del materiale presente all'interno della pubblica amministrazione. Quindi grazie a questi 3 giorni siamo riusciti in un certo qual modo a comprendere quali sono gli obiettivi che una pubblica amministrazione deve mirare per raggiungere e riuscire a spendere poi i fondi del PNRR. Si è parlato in questi giorni proprio del progetto Piccoli Comuni al fianco dei comuni che sono in prima linea in questa rinascita. Lei lo conosceva prima di oggi? Allora, diciamo che mea culpa, non conoscevo questo progetto del Ministero, quale ringrazio il Ministro Brunetta per l'interessamento nei confronti dei piccoli comuni. È stato un momento di veramente grande confronto dove abbiamo compreso le opportunità che i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti hanno e potranno avere con questa enormità di fondi messa a disposizione dall'Europa e quindi dal nostro governo nazionale. Grazie.